Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento bisettimanale con App. Pensavo che ci siamo lasciati il mese scorso, era il 28 febbraio, eravamo ancora nel tempo liturgico ordinario e ci vediamo all'inizio di un nuovo mese e abbiamo iniziato il cammino quaresimale. Ma ancora una volta siamo insieme per vivere questi 30 minuti andando anche questa sera a conoscere una realtà ma più che una realtà una persona. Vi ricordo prima di tutto, come sempre, il nostro riferimento per scriverci app chiocciola telepace.it. 2 marzo 2017 ci introduciamo, introduciamo il nostro ospite che è in studio con noi questa sera con questo breve estratto da un servizio andato in onda nel nostro notiziario. Vediamo insieme.

Era l'11 giugno del 2000, quando dopo essere stato parroco nel quartiere di Verde Rocca e nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio, Don Andrea Santoro partì per la Turchia come sacerdote fidei donum, prendendosi cura in modo particolare della comunità cattolica di Trebisonda. Il 5 febbraio 2006 venne ucciso nella chiesa di Santa Maria mentre pregava con la Bibbia in lingua turca tra le mani. Il messaggio ultimo che io ho di lui è un biglietto che lui mi ha scritto quando è partito e poi non sarebbe più tornato perché nel febbraio è stato ucciso. Mi ha scritto questo biglietto molto toccante. Cara Suor Maddalena, grazie del ricordo e del pensiero. Cammina nella letizia anche quando è buio. Lui è la nostra letizia, altra non ce n'è. Se hai lui nessuno te lo strapperà abilo nel cuore e nella direzione fissa della tua mente. Se lo hai, lo darai e lo vedranno. Spesso non ti accorgerai quando lo hai dato e quando lo hanno visto, non conta. Abilo in te e trattalo come il tuo intimo. Ti benedico, don Andrea. Questo è l'ultimo ricordo che ho di lui perché poi ecco è partito, questa l'ha scritta dall'aeroporto e poi eh, non l'abbiamo più visto purtroppo, si è conclusa così in maniera drammatica la vita, in maniera bellissima perché veramente ha dato il sangue per Gesù, però chiaramente per noi è stata una grossa perdita per la Chiesa intera. Da suor Maddalena che ha letto queste righe scritte da Don Andrea a Maddalena Santoro, sorella di Don Andrea, che saluto e ringrazio per la disponibilità ad essere in studio con noi questa sera a raccontare, dicevo, di una realtà, parleremo di un'associazione ma soprattutto a parlare di una persona, di Don Andrea. Maddalena vogliamo raccontare brevemente quella che è stata l'esperienza Pastorale prima di partire per la Turchia nel 2000, Don Andrea ha vissuto in quattro parrocchie, due come vice parroco e due come eh, parroco. Ecco, ci vuole raccontare qualche aneddoto, un ricordo dell'esperienza di parroco qui a Roma. Allora, riguardo a queste no, quattro parrocchie, nel senso. Eh, le vice viceparroco per un anno in una parrocchia, poi per otto anni invece alla trasfigurazione e poi parroco a Gesù di Nazareth e Santi Fabiani e Venanzio. Noi come quarta intendiamo propriamente però il suo essere stato in Turchia, cioè a Urfarran e Trabzon. Perché dico questo? Perché per il centenario, no? nel 2016, per il, scusate, per il dieci, decennio, decennio, per sì. i dieci anni della sua morte, eh, abbiamo organizzato anche una giornata di fraternità, che lui spesso faceva nelle parrocchie, il momento in cui riuniva i fedeli e creava sempre per cercare di creare più comunione. E allora abbiamo raccontato, in questa circostanza il 22 maggio è stato, e ogni parrocchia ha raccontato attraverso un laico, collaboratore anche di Don Andrea, ciò che è stato Don Andrea nella parrocchia. E quindi ciò che è emerso poi di comune era veramente questo suo senso per esempio di apertura. Che eh, qui a Roma l'apertura era, eh, non so, per esempio, Sant'Fabiano e Venanzio, lui scriveva eh, nel tempo di Pasqua eh, a, a tutti coloro che erano extracomunitari, no? si diceva allora. Allora, ecco, tutti questi lui li invitava, venite, venite, no? voi non siete stranieri in fondo. E cosa che poi invece in Turchia, per esempio a Trabzon, lui diceva: Io lascio le porte aperte perché voglia andare incontro a chi non viene anche, no? cioè andando e nello stesso tempo facendo venire, eh, entrare. Ecco, quindi per dire come questo senso di apertura fin poi all'inizio anche alla trasfigurazione, eh, i primi anni di sacerdozio, eh, dove accolse addirittura le madri argentine, eh, che erano venuti per poter andare dal Papa non riuscivano ad andare e lui con la parrocchia, certamente, perché ha sempre collaborato molto con, i, con gli altri sacerdoti della parrocchia. Eh, in questo modo, quindi. Per esempio questo senso di apertura, così è quello forte della sua essere radicale, eh, fondato veramente su Cristo e sul Vangelo, sulla Bibbia. Quindi questo presentare continuamente la Bibbia, questo eh, fare in modo che eh, tutti si potessero accostare e comprendere il, il senso, il contenuto, il messaggio praticamente biblico, per poter superare un pochino quello che è una sacramentalizzazione. No, di, eh, di, di quei sacramenti che poi sono, non sono altro che la fonte della fede no? e sono da dove si attinge la fede e lui soffriva perché diceva come si fa a far capire no, che i sacramenti non sono un fatto soltanto sociale, ma sono in primo luogo e soprattutto, e solo magari unicamente, un fatto di fede, quindi un essere radicato in Cristo. E questo diciamo, è emerso da questi racconti di tutte e quattro le parrocchie, diciamo, quattro e anche comprensiva di quella praticamente della, della Turchia. Insomma, ecco. ecco, prima di iniziare la sua esperienza come parroco, lui chiede sei mesi per poter vivere un'esperienza in Medio Oriente. Come mai questa scelta e dove visse questo, questo tempo? Ma ecco, lui stesso racconta spesso, diciamo, di questa esperienza. Eh, quando addirittura sta per partire, eh, il settembre, eh, lui a giugno, a giugno saluta no, la comunità, ma molti gli chiedevano eh, ripetutamente, ma perché va in Turchia, perché va in Turchia? E lui, e lui lo dice, lo, e lo leggiamo anche nella pubblicazione di, questa, di questi suoi scritti, e lui dice, eh, il Signore mi ha chiamato a dedicarmi tutto no, ai Suoi figli. Nell'80 mi ha concesso un periodo di sei mesi eh, che ho vissuto completamente in Medio Oriente perché lì ho scoperto, ho riscoperto, sentivo un grande bisogno di silenzio, di meditazione, e ho riscoperto il mio sacerdozio, ho riscoperto il mio battesimo, con una, come, cioè, in maniera più splendida, no? in maniera più trasparente. E questa esperienza così forte eh, si è talmente radicata in lui che ha maturato diciamo, tutto quello che già faceva come sacerdote aveva fatto in dieci anni alla trasfigurazione come viceparroco, ma nello stesso tempo lo spingeva ad andare oltre, ad essere ancora più radicale nella fede, nella preghiera, nell'accoglienza degli ultimi, quelli che noi oggi chiamiamo ultimi, ma questi ultimi non sono delle categorie. Eh, per esempio nella parrocchia di, di Gesù di Nazareth eh, avevamo vicino le, 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 la metro per esempio allora lì nel, nelle stazioni spesso la sera veniva scambiata come merce la droga eccetera e allora c'era qualche papà che lo chiamava e le diceva eh, don Andrea vieni con me io so già dove trovare mio figlio però non è ancora tornato è luna di notte le due prima e, e lui scendeva si vestiva e andava andava con loro ecco questo praticamente e poi lui l'aveva già meditato nell'80, perché c'era stato nell'81 e è venuto come parroco, e questo lui lo ha continuato. Non so, per esempio, eh, lì c'era Bibbia: no? allora ci sono i, carcer i carcerati praticamente che hanno dei momenti di permesso, che possono vedere i parenti, ma non sempre i parenti si sentivano di accoglierlo poi magari in una casa, no? lui le accoglieva nella parrocchia e diceva va bene, può essere, può essere questo. Questo per dire che quella esperienza così forte lo ha reso ancora più radicale nell'esperienza, diciamo così, nel vissuto sacerdotale, verso quelli che noi chiamiamo gli ultimi, ma non come categorie, ma come gente che faceva parte della parrocchia. Certo. Torneremo a parlare fra un attimo con Maddalena Santoro, vi ricordo che c'è anche un sito per approfondire per conoscere che è associazione don Andrea tuttoattaccato.it. Come sempre un brevissimo spazio, ecco vediamo ora la home page di questo sito con una delle fotografie che scorrono quando si apre appunto il sito. E dicevo andiamo per un attimo ad aprire come sempre una piccola finestra dedicata a un'app, a un'applicazione, questa sera giochiamo un po' in casa, vi abbiamo presentato tante applicazioni, questa sera vi presentiamo un'applicazione che vi permette di vedere telepace sia con il tablet come anche con lo smartphone ed è appunto l'applicazione di telepace, questa è la home page dove cliccando su live vi dà la possibilità di vedere in diretta quello che viene trasmesso, questa L'abbiamo fatta questa mattina durante la messa delle 9, appunto il live ricavato dalla, eh, da questa applicazione, ma eh, attraverso questa app possiamo conoscere quelli che sono i programmi. Questa è la home page del sito perché l'app ci rimanda anche ad attingere a quella che è un po' la fonte che ci dà i programmi, e alcune segnalazioni in particolare dei programmi. Ma poi attraverso questa app si può arrivare sia ad avere alcuni contatti, alcuni riferimenti per mettersi in contatto con noi, come del resto ci porta sui social dove siamo presenti, Facebook e Twitter, e eh, anche un po' la storia come vediamo in questa pagina di quella che è l'esperienza di Telepace che quest'anno arriva a 40 anni di vita. Quindi Telepace, questa app che vi permette di seguirci anche attraverso questi strumenti del tablet e dello smartphone. 11 settembre del 2000 Don Andrea parte per la Turchia. Che cosa spingeva Don Andrea a lasciare l'esperienza di parrocchia e a intraprendere questo nuovo impegno in una terra non facile come la Turchia? Ma lui dopo quel viaggio che fece appunto nel 1980 che abbiamo appena ricordato, eh, Don Andrea ha sentito subito la necessità e il bisogno di aiutare quella che lui chiama la Terra Madre. No? E la Terra Santa è la Terra Madre perché da lì è venuta la fede a noi. E la Turchia era la Terra Madre, la Terra... Madre della Chiesa, nel senso che lì si è diffusa la Chiesa, lì gli Apostoli, Sette-Otto Apostoli, hanno percorso tutta la Turchia, quella che è l'attuale Turchia chiaramente, no? la Cilicia, certo. la Galetia, eccetera. E allora lui diceva io vorrei eh, in questa terra santa degli apostoli dare il mio piccolo contributo. Perché dopo essere stato nell'80 lì, questo desiderio di eh, vivere per aiutare questa terra madre, bisognosa di aiuto, bisognosa di presenze anche nuove, anche nostre, di Roma, lui diceva anche, ecco questo, nel 94 ha trascorso. Circa quattro mesi e più, probabilmente in Turchia, proprio eh, diciamo, dopo, aver, dopo aver percorso anche la Siria, la Libia, l'Egitto, si è soffermato di più in Turchia. Lì ha incontrato anche il vescovo Franceschini, allora era il vescovo di Anatolia, eh, che è questa zona dell'est, no, da Urfa poi su a Trabzon. E, e lì praticamente c'è stata una richiesta anche da parte. Del, del vescovo, quindi che si è incontrato con questo desiderio profondo che Andrea aveva di dare un apporto a queste terre e don Andrea ha detto ma devi chiederlo al cardinale, insomma no? il vicario del, del, del vescovo, no? del papa, quindi tu chiedi e vediamo cosa succede. E con lui è partito come Fidei Donum per fare un'esperienza che è durata cinque anni e mezzo alla fine perché appunto poi il 5 febbraio del 2006 è stato ucciso è partito da solo ma non era da solo perché c'era l'esperienza di, di eh, comunità cristiane che lui ha accompagnato e che non l'hanno abbandonato no no certamente no eh, lui stesso eh, oltre eh, ad avere diciamo le persone i suoi ex chiamiamoli parrocchiani i suoi figli spirituali insomma oltre ad avere una numerosissima diciamo così eh, eh, comunità, ecco, ormai riunita, no? delle varie parrocchie, eh, lui voleva, aveva creato, aveva pensato anche ad una realtà chiamata Finestra per il Medio Oriente, attraverso la quale proprio tutti quanti potevano convergere e aiutarlo in questa missione. E quindi lì si scambiavano, ci sono state eh, a volte persone che stavano per un mese, a volte persone. E qualcuna. E le, e le prime due che sono state andate con lui, due anni, no? eh, Luciana e Piera, sono state due anni con lui, probabilmente ad Urfa, poi anche una coppia è stata per più mesi con lui e poi i giovani che andavano, eh, diciamo che stavano un po' di tempo e poi ritornavano. C'è un, un fatto che ricorda di quegli anni, tra l'altro penso anche alla difficoltà della lingua per entrare in una cultura, in un luogo che pur essendo santo, è comunque lontano dalla nostra, dalla nostra cultura, dal nostro modo di pensare. C'è un fatto che ricorda di questa esperienza di Don Andrea in Turchia? Ma questi fatti ce ne sono molti perché lui li racconta nelle sue lettere, che erano chiamate sono chiamate lettere dalla Turchia, eh, e lui ci raccontava che cosa succedeva a lui, che cosa faceva, per esempio lo studio della lingua. No? E lui racconta che era duro no? perché andava a scuola, quindi andava ovviamente a scuola eh, a Istanbul. Allora in questo corso lui narra un episodio molto bello eh, in cui lui dice che eh, l'insegnante ci aveva lasciato un po' di tempo per poter parlare e fare un po' di esercizio no? in lingua turca. E allora eh, abbiamo cominciato a parlare dicendo ma chi è che si vuole bene, ma quando non ti vogliono bene, allora magari sembra che non so. Oh, magari i turchi non vogliono bene i cristiani, ecco, parlavano così in generale. Ad un certo punto lui diceva ma, no, ma ci dobbiamo voler bene lo stesso, anche se sembra così difficile, così complicato. No? E si ripeteva spesso questo fatto. Allora una ragazza gli ha detto perché non cominci tu? allora lui dice ho sentito in quel momento tutto il Vangelo penetrarmi dentro perché è veramente così no? cioè, tutto dipende da ciascuno poi no? incomincia tu e è, è, è tantissimi altri episodi poi lui ha raccontato ad esempio un altro velocemente sempre ha raccontato che lui, insieme a qualcuno che era andato a visitarlo era andato così a vedere i vecchi luoghi, i siti cristiani diciamo dove ora non c'è più nulla ci sono i contadini ci sono... allora eh, Alcuni contadini del posto, vedendolo girare con, con queste persone, eh, gli hanno detto ma tu che fai? Tu vieni a cercare l'oro. Allora Don Andrea è rimasto un po' così, dice come? Dice sì, perché eh, gli armeni quando sono andati via, no, hanno sepolto l'oro e quindi adesso voi venite a cercarlo. Allora Don Andrea ha detto: ma dice, ma perché non c'erano bambini in quel momento là, dice, ma lei ha dei figli? Sì, dice, ma quelli sono oro, dice, ma lei ha una, una sposa, sì, quello è oro. Lei ha cominciato dire, Allora quello dice: Basta, basta, ho capito, tu sei l'oro. No? Ecco, quindi questo scambio, questo continuo. Mh, intrecciarsi no? di dialogo con ciascuno, con tutti e questi episodi sono molti e lui continuamente anche ce li riproponeva nelle lettere. Una battuta, anche se pure qui ci sarebbe molto da dire: il 5 febbraio, dicevamo del 2006, 11 anni fa, ricordati eh, domenica scorsa, eh, mese scorso, don Andrea veniva ucciso mentre stava eh, pregando. Come ha preso la notizia? E come fu eh, accolta da quanti conoscevano Don Andrea? Ecco eh, praticamente era una domenica dom era domenica come quest'anno è capitato di domenica pomeriggio, eh, verso eh, le tre da noi e lì un'ora avanti, quindi verso le quattro lì, eh, mi telefona Don Enrico eh, e mi dice: eh, Guarda, che hanno sparato a Don Andrea. Eh, quindi io in quel momento. Ho pensato, beh, dico, starà male, l'avranno portato in ospedale. Io ho detto a lui insistentemente, dico, non so, dico, sta proprio tanto male. E lui, insistendo, dice, no, guarda che è stato ucciso, è proprio morto, no? Così. E quindi è stato oh, chiaramente, eh, a parte il dolore profondo, la sorpresa, la, 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 era inimmaginabile per noi, nessuno pensava a queste cose qui. Però immediatamente, proprio è stata una cosa immediata, le telefonate, le richieste, i giornalisti, eccetera. Quindi ho capito che era qualcosa che andava oltre un'esperienza familiare, personale. E tanto è vero che, appunto, il vicariato, il segretario è venuto, il cardinale ha, ha dovuto subito scrivere un, un qualcosa da dare ai giornalisti perché insistevano, e, ma non si capisce. Perché e come ci sia stata questa confluenza, affluenza e confluenza, diciamo, intorno alla sua persona, alla sua figura. Quindi molti, eh, per cui per ciascuno di noi è stato veramente un, diciamo così, un dramma personale, ma un dramma personale che si è incrociato con qualcosa che era al di là, che andava al di là del fatto personale. Torneremo ancora fra un attimo a parlare con. Maddalena, la sorella di Don Andrea Santoro. Ora diamo spazio a Laura Paladino che anche questa sera ci parla di una figura molto bella del testo sacro, la moglie di Abramo. Seguiamo insieme. Aspetto fondativo della figura di Sarai è la sua autorevolezza. Sarai è una principessa di nome e di fatto, è una donna di altissimo rango ed ha una posizione di grandissima rilevanza nella sua famiglia, è l'unica donna, abbiamo detto che viaggia, ma di lei si parla continuamente nel testo, ella possiede una schiava e ne dispone a suo piacimento, ella possiede dei beni, la tenda, la tenda di Abramo è definita tenda di Sara e così sarà chiamata in vari contesti del testo biblico, quando morirà ehm, Sara e poi Isa il figlio della promessa porterà eh, nella sua casa la nuova moglie, la sua moglie Rebecca la farà entrare nella tenda di Sara. E mm, voglio dire, c'è una grandissima autorevolezza in questa figura che denota una importanza originaria. Ma da dove viene questa autorevolezza? Probabilmente da un contesto di stirpe, ma non soltanto. La figura di Sara è una figura. Altamente benedetta, ontologicamente benedetta. In Genesi 17 avviene qualcosa di fondamentale per la coppia di Abramo e Sara. Dio um, si rivela e si manifesta ad Abramo e, um, incontrandolo, gli promette ancora una volta una discendenza. Abramo non ha ancora figli, eh, c'è soltanto Ismaele, ma non c'è ancora Isacco e, um, e si lamenta di questa cosa, ma eh, il Signore lo assicura. Egli avrà una discendenza da sua moglie Sara. In questo capitolo il Signore cambia il nome di Abramo. È un cambiamento molto piccolo, ma indica una novità nella vita del personaggio. Nella Bibbia. Cambiare il nome significa cambiare identità. Abramo ha incontrato Dio, si è rivestito di Dio, dunque ha un'identità nuova. Ecco il cambiamento del nome. Ma il cambiamento del nome non caratterizza soltanto Abramo. Ciò che c'è di straordinario in Genesi 17 è che il nome viene cambiato anche a Sara. Dice Dio. A ad Abramo, eh, tua moglie non si chiamerà più Sarai, si chiamerà Sara. Anche qui il cambiamento è breve, non più mia principessa ma principessa, ma il senso è altissimo. La benedizione, il cambiamento del nome, la missione che cambia l'identità della persona non è solo su Abramo, è su Abramo e Sara, è sui due insieme. Sarai. Sara è dunque la donna benedetta, la sposa benedetta. Su di lei cade una scelta di Dio, non per i suoi meriti, ma per l'amore che Dio ha per lei e perché ella è la legittima sposa di Abramo. In Sara si realizzano eh, le promesse in lei in quanto sposa e in quanto madre del popolo eletto ella è veramente colei che già nel suo grembo anticiperà i grandi privilegi che dirà poi la Bibbia saranno concessi a Davide l'orologio corre velocemente è il tempo di una battuta anche se diciamo fra le righe è già un po' emerso l'impegno di un'associazione, questa associazione legata al nome di Don Andrea Santoro che porta avanti quello che è stato il suo impegno di pastore, di uomo disponibile a fare la volontà di Dio anche in una terra, dicevamo, certamente non facile e dove ha trovato la morte. Sì, legandoci a quello che dicevamo dopo la morte di Don Andrea, non aspettandoci... Nessuno si aspettava no? Questa, questo clamore, questo, diciamo, questo interesse. E, e date le richieste che ci sono state subito di testimonianze, quindi in tutta l'Italia, questo fatto ci ha un po' eh, diciamo, un pochino scosso perché? Perché l'associazione Finestra per il Medio Oriente, che lui stesso aveva creato cioè, appena un anno prima, no? Proprio a seguito di questo suo desiderio no, di eh, raccogliere intorno alla sua missione i suoi ex parrocchiani, e questo, questo fatto qui non, non era. Diciamo, non, loro hanno continuato a fare delle cose che facevano con Don Andrea, per esempio eh, il, il calendario sinottico, eh, questi incontri, questi ritiri anche una volta al mese, eccetera, però. Bisognava almeno così, abbiamo sentito l'urgenza di presentare Don Andrea nella sua globalità, non soltanto in quei pochi anni in cui è stato in Turchia, ma questo è legato, strettamente legato, fino al primo giorno del suo sacerdozio, fino al 1970, e tutto quanto questo l'abbiamo trovato attraverso gli scritti. Cioè abbiamo visto: Don Andrea aveva lasciato pagine di diario, aveva lasciato lettere, e cioè, tutto quanto questo ora si sta sistemando, organizzando in un archivio, no? l'archivio primamente di Gesano. Associazione donandreasantoro.it, il sito per conoscere di più questa bella realtà che continua l'impegno di don Andrea. Andiamo ai settimanali come ogni giovedì, partendo da Famiglia Cristiana che dedica la sua copertina All'8 marzo l'impegno dell'artista contro la violenza e le discriminazioni, donne a testa alta, Maria Grazia Cucinotta in copertina. Poi credere, la gioia della fede, anche qui Anna Maria Spina, Dio mi ha salvata da un uomo violento. E infine il mensile sempre della San Paolo, Jesus, un episcopato a metà del guado, inchiesta il paradosso italiano. Siamo alle due app dove è presente anche la Santa Sede, Instagram, con questa immagine che ci riporta al pomeriggio di ieri. La Quaresima ci rivolge un forte invito alla conversione, siamo chiamati a tornare a Dio per non accontentarci di una vita mediocre ma crescere nell'amicizia con il Signore. Questo è il testo che accompagna questa immagine. Invece i due tweet, uno di ieri. La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce a meta sicura, la Pasqua di risurrezione e la vittoria di Cristo sulla morte. Alcune ore fa, altro tweet: Dio ci è sempre fedele, non smette un istante di volerci bene, di seguire i nostri passi e di rincorrerci quando ci allontaniamo un po'. Siamo al momento di alcuni appuntamenti che andiamo a ricordarvi in diretta, domenica. 5 marzo dalle 9.45 saremo in diretta dal Pala Arex di Iesolo per seguire la festa dei giovani del movimento eh, giovanile salesiano, maestro dove abiti. Alle 12 l'Angelus, sempre con Papa Francesco, poi continuerà questa diretta con i giovani fino alle 16. In serata vi ricordo la prima meditazione degli esercizi spirituali che Telepace propone in concomitanza con gli esercizi del Santo Padre. Qui a Roma vi ricordo domani alle 16.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano, la Via Crucis, a seguire la Santa Messa, mentre poi sabato 4 marzo nella Chiesa di San Salvatore in Lauro ci sarà la presenza della Madonna di Fatima, alle 17 a Rosario, alle 18 la Santa Messa non dimenticando il centenario delle apparizioni. Domenica 5 alle 16 presso la Caritas di Santa Giacinta in Roma l'incontro degli amici di Don Andrea Santoro con l'adorazione a partire dalle 17.30. Alle 17.15 invece nella Basilica di San Giovanni Laterano la processione e la Santa Messa nell'ambito della prima delle stazioni quaresimali. Noi dobbiamo proprio chiudere, io vi ricordo che se volete aiutare Telepace in quello che è il suo servizio c'è una modalità semplicissima dalla home page del nostro sito Paypal un modo per contribuire e sostenerci io ringrazio Maddalena Santoro Grazie per quanto ci ha raccontato noi riproporremo questa puntata domani a partire dalle 17 mentre torneremo in diretta martedì prossimo il 7 marzo alle 18 grazie e un arrivederci a presto